È durata quasi 10 ore la seduta del Consiglio regionale incentrata sul tema della sanità che si è svolta in modalità di videoconferenza. Primo intervento è stato del governatore Francesco Acquaroli, che ha parlato delle difficoltà derivate dal rallentamento registrato dalla campagna di vaccinazione in seguito alla sospensione nazionale di AstraZeneca. Nelle Marche sono 22.000 le dosi bloccate fino al pronunciamento dell'AIFA. Sempre in tema vaccinazioni, Acquaroli ha annunciato l'istituzione di una cabina di regia regionale, con il potenziamento del sito internet contenente i dati quotidiani sulle somministrazioni, ma anche del numero verde per tutte le informazioni relative all'andamento della pandemia. Per far fronte a questi disagi abbiamo ripotenziato e sarà potenziato anche nelle prossime ore il numero verde per il coronavirus 800 93 66 77. Sarà un numero verde che sicuramente avrà l'utilità, lo ripeto, lo stiamo potenziando perché dovrà avere l'utilità di fare da sostegno informativo a tutti i cittadini che vogliono informazioni dettagliate rispetto alla vaccinazione, rispetto al loro percorso per la vaccinazione. Stiamo predisponendo un sito internet che possa quotidianamente dare tutte le informazioni sulla vaccinazione in corso nella nostra regione. Il numero dei vaccini che abbiamo, il numero dei vaccini inoculati, quali tipo di vaccini sono stati inoculati, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e tutti gli altri vaccini che saranno in futuro, il numero di vaccini che è ancora, da inoculare, ma che è già in possesso del nostro sistema sanitario regionale, e quando la vaccinazione si aprirà con forza ai medici di medicina generale e alle imprese, anche questo tipo di specifica per i medici di medicina generale e per le imprese. A breve le Marche si doteranno di un nuovo strumento per combattere il Covid a livello regionale. Si tratta degli anticorpi monoclonali, di cui sono già arrivate 133 sacche per la sperimentazione, come riferito dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Noi abbiamo due progetti già approvati dall'AIFA, uno dall'azienda ospedaliera Marche Nord e una dall'ASU Torrette e Spallanzani e Ministero della Salute, che ha visto la validazione dell'AIFA e in questi giorni l'AIFA ci ha consegnato 133 sacche per avviare la cura di quella che viene considerata, tra virgolette, la pillola del giorno dopo, no? Contro il Covid. Durante la sua relazione, Saltamartini ha poi sottolineato il grande sforzo e la pressione che si registrano attualmente in tutte le strutture ospedaliere della regione, insieme ai dati delle nuove assunzioni effettuate nelle Marche a livello sanitario. Dal 31 ottobre al 28 febbraio abbiamo assunto 73 nuovi medici e abbiamo assunto di quel concorso di 3.000 infermieri, ne abbiamo assunti 350. Quindi, quando avete detto una frazione, 350 su 3.000 sono una frazione piuttosto importante. Abbiamo portato i medici USCA da 21 equipaggi a 34 in questi mesi. E vi informo pure che nel 2021 stiamo per bandire concorsi per 11 psicologi che andranno a integrare gli equipaggi USCA sul territorio.